L'innovazione tecnologica si rivela dunque sempre più importante nella lotta al coronavirus, lo evidenzia un giornalista scientifico foggiano che ha raccolto alcune novità. Prevenire e gestire una pandemia come il coronavirus mettendo le più moderne tecnologie al servizio della medicina. È ciò che evidenzia Antonio Piazzolla, giornalista scientifico foggiano, che illustra novità e accorgimenti nella lotta all'emergenza sanitaria. Gli algoritmi, dopo aver fatto una comparazione tra il nuovo coronavirus e quello che invece creava delle malattie come MERS e SARS, ha semplificato quelli che sono alcuni processi della sperimentazione clinica, andando a consigliare alcune molecole che sono più efficaci. Chiaramente questo per la messa a punto di farmaci specifici, ottimizzando tempi e anche quelle che sono le varie risorse. L'impiego, per esempio, della tecnologia satellitare ha comunque permesso di monitorare quelli che erano i focolai cittadini, suggerendo quindi a chi, per esempio, doveva muoversi per fare spesa, quelle che erano strade maggiormente sicure dove comunque non avrebbero avuto rischi di contagiarsi. In Italia, per esempio, abbiamo avuto delle storie anche molto interessanti, come quella di Isinnova, che è questa giovane startup bresciana, che ha avuto quindi l'intuizione di modificare quelle che sono le classiche maschere da snorkeling, quelle che si usano quando andiamo per esempio al mare, in maschere compatibili per della terapia polmonare. Un altro valido esempio è quello di Pagine Mediche, che è una nota piattaforma italiana che fornisce servizi di telemedicina. Chiaramente sono utilissimi quando abbiamo delle situazioni come questa di oggi, in cui il personale medico è anche principalmente esposto e quindi grazie alla telemedicina si riesce comunque a dare supporto medico, a fare delle diagnosi piuttosto accurate, prevenendo quelli che sono i rischi di contagiarsi.